In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile Penso che sul la canale Terra 42 sia la Sir Tree. nostra fonte di vita e ce lo dimentichiamo. E un altro aspetto è che il nostro corpo è fatto di atomi di mantello e anche questo ce lo dimentichiamo. Dimentichiamo che l'aria che respiriamo è legata al degassamento terrestre e a tutta la vita che è possibile grazie ai vulcani che hanno generato e che continuano a produrre l'atmosfera terrestre, al reperimento delle risorse energetiche, non solo minerarie nei secoli scorsi, alla protezione dai rischi naturali, le geoscienze rivestono un ruolo oggettivamente Abbiamo, per fondamentale. esempio, delle temperature che ci permetterebbero di risolvere il problema energetico. Lei pensi che su quasi tutta la costa, o diciamo il lato occidentale degli Appennini, a una profondità di circa 20, 30, massimo 40 km di profondità, abbiamo 1200-1300 gradi di temperatura. Sotto Roma, a massimo 15 km, possiamo raggiungere queste temperature. Quindi abbiamo delle risorse, tra l'altro, che sono anche sostenibili perché la Terra rallenta, si raffredda a una velocità di circa 100 gradi ogni miliardo di anni. Quindi avremmo tutto il tempo di utilizzare queste risorse geotermiche in maniera costruttiva. Tra l'altro l'Italia è stata pioniera in questo senso perché in Toscana, all'Arderello, c'è un impianto geotermico che funziona e che produce poco più della metà di un reattore nucleare, quindi sono Il risorse mio importanti. paesino, un paesino appenninico che si chiama Viggiano, è un paesino che nel corso della mia vita, quindi un paio di decenni fa, è stato comunque completamente sconvolto dall'arrivo dell'industria petrolifera. Quindi un paesino con una vocazione rurale, naturalistica, che vede l'impatto positivo dal punto di vista economico della generazione di reddito, ma invece negativo dal punto di vista ambientale e appunto delle vocazioni che deve convivere con l'arrivo del petrolio. Anzi, con la In scoperta America del del latina, petrolio come lavorando secondo con fonte. migranti, in particolare con richiedenti asilo colombiani che arrivavano in Ecuador, e lì in realtà il problema era ancora una volta un problema di tipo ambientale. Nello specifico erano delle fumigazioni di glifosato che venivano sparse sulle popolazioni indigene e rurali del sud della Colombia, però erano in realtà una strategia per eradicare i campi illeciti di coca. Quindi queste tre cose mi hanno fatto riflettere su quanto i fenomeni ambientali fossero dei fenomeni molto poi importanti in termini di impatto sugli Io esseri invito, umani, sulle guardi, ad comunità ascoltare umane. altri interventi in questo stesso podcast in cui scienziati, fisici, sostengono che presi i dati di cui parlava prima il professor, Doglioni, i dati di evoluzione, per esempio, del clima e di altri dati effettivamente riscontrabili, c'è il dubbio su quale sia veramente l'impatto umano. E la scienza comunque si nutre di dubbi, altrimenti non è scienza. Però lasciare l'idea che la conoscenza sia sempre molto più bassa di quella a cui riusciamo ad arrivare. L'energia a scala globale ha delle oscillazioni e che quindi si riflettono poi anche sulla sismicità e sul magmatismo, e ancora non sappiamo quali sia l'origine di queste fluttuazioni. Alcuni sostengono che siano fenomeni endogeni, quindi interni al pianeta, altri, come il sottoscritto, pensano che sia un fenomeno interno al pianeta e anche astronomico. E proprio perché l'attrazione gravitazionale del Sole e della Luna, da tenere presente che l'effetto mareale della Luna è il doppio di quello del Sole, e questo perché la forza mareale va col cubo della distanza, quindi siccome la Luna è molto più vicina del Sole, questo riesce ad avere, nonostante abbia una massa molto più piccola, un effetto gravitazionale sulla Terra molto più forte. E ci sono delle evidenze per cui la velocità con cui, per esempio, le placche si muovono ha delle oscillazioni che coincidono con le oscillazioni della forza mareale, soprattutto sui lunghi periodi, sugli anni, anche perché oggi abbiamo questa possibilità di misurare serie storiche dei dati GPS.
oltre i 20 anni, perché il GPS è nato negli anni 90, quindi abbiamo oramai una serie che ci permette Le di parole valutare possono questo. raccontare la realtà o distorcerla a vantaggio di mandanti o committenti del messaggio. Negli ultimi 2 anni è esplosa con estrema evidenza la discrasia crescente tra informazione e propaganda e realtà dei fatti. È cresciuta a dismisura le incongruenze intrinseche di messaggi finalizzati alla vendita di certezze più che alla divulgazione di problematiche Sono rilevanti da anni che approfondire. viviamo grosse crisi, anche geopolitiche, comunque con focolai di conflitto. Questo è un momento particolarmente drammatico e questo ha molto a che vedere anche con il tema della propaganda, molto a che vedere con il tema della giustizia, dell'ingiustizia. Rispetto alla propaganda, una cosa che senz'altro mi sento di dire è che la presa che ha questo registro narrativo, questo registro che viene sempre più spesso utilizzato, è una presa che si avvale di un sentimento che è la paura. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.